Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuti per chi è nuovo nel canale. Facciamo una cosa veloce ragazzi, cerco di essere il più veloce possibile. Video tutorial, diciamo, chiamiamolo così, su tutte le nuove missioni del nuovo DLC che ragazzi uscirà piano piano, così dice Rockstar. Quindi dovete andare dalla R di Ron e avviare la prima missione ragazzi. Quindi io starò a velocizzare tutte le missioni e vi spiegherò man mano cosa andremo a fare ragazzi. Quindi prima missione la startiamo da soli o con un amico e partiamo. Quindi una volta che saremo spawnati nella missione dovremo ammazzare ragazzi tutti i lost che ci vengono a rompere le palle. Dopodiché quando avremo ammazzato tutti i lost dovremo prendere questa barchetta, allontanarci, andare ad ammazzare altra gente per recuperare il camper rubato di Dax ragazzi. Una volta recuperato ragazzi il camper, semplicemente seguite la meta e andate nel magazzino nuovo, ok? Quindi una volta arrivati consegnate il veicolo e avete fatto la prima missione. Adesso ragazzi non ci resterà altro che passare alla seconda missione, che semplicemente attivate da questo punto qua fuori direttamente ragazzi. Facilissimo. Una volta avviata la seconda missione ragazzi, una volta che l'avete startata con amici o da soli, andate in questo punto giù al porto e dovete recuperare la motrice. Una volta che avete recuperato la motrice, raga, venite qua dalla nave e agganciate questo rimorchio. Una volta agganciato vi allontanate e vedrete che dopo un po' vi faranno esplodere il carico ragazzi. Una volta che vi sta per esplodere il carico, che prende fuoco, mi raccomando sganciate subito il carico in modo tale da non far esplodere la motrice e fare tutto più velocemente. Anche se vi esplode la motrice ragazzi non succederà nulla. Una volta arrivati a destinazione dovremo uccidere tutti i lost. Non fate come me che ci sono andato in mezzo e mi sono preso 4 pallottole nella capoccia e sono morto, e ragazzi ha dovuto finire la missione Ale poverino da solo. Quindi una volta all'interno ragazzi dovrete andare a fare una foto in questa saletta, dopodiché andate a recuperare tutta quanta l'erba che c'è dentro questo clubhouse, e a questo punto avremo completato praticamente la missione. Vi basterà semplicemente uscire e semplicemente prendere un qualsiasi veicolo e consegnare ragazzi la merce nel nuovo stabilimento e avremo completato la seconda missione ragazzi. A questo punto possiamo passare con la terza missione, che dovremo startare sempre fuori da questo stabilimento ragazzi. Ma prima ragazzi, piccolo consiglio che vi voglio dare: andate a procurarvi giubbottini e snack, perché da questa missione in poi le cose si fanno un pochettino più complicate. Le prime sono delle cazzate, le seconde sono un po' più complicate. Vi voglio anche informare che purtroppo il glitch ragazzi dei 20 giubbotti è stato patchato col nuovo aggiornamento. Ho provato a farlo in questo momento come vedete nella clip, ma non ha funzionato. Comunque sì, andiamo a startare ragazzi la terza missione come al solito. Io, se volete farle da soli, fatele da soli, ma da qua in poi se vi fate dare una mano secondo me è meglio. Quindi trovate un amico con cui farla, startate la missione, e una volta che avremo startato la missione ragazzi, io vi consiglio di andarvi a chiamare un veicolo blindato dal meccanico ragazzi, perché in questa missione secondo me ne avremo bisogno. Dovremo andare dal covo dei lost. Io vi consiglio o la Paragon o addirittura, che è il mezzo per l'eccellenza secondo me ragazzi, dovete prendervi il Night Shark. Il Night Shark senza le barriere alle finestre, in modo da poter lanciare le bombe ragazzi. Quindi una volta che siamo arrivati a destinazione, semplicemente, per modo di dire, manica tanto, perché veramente è mezza complicata ragazzi sta missioncina, dovete buttare giù tutti i furgoni, tutte le moto, e io vi consiglio di farlo in questa maniera, magari in due, uno lancia la bomba, l'altro sta in macchina. Ma infatti per questo io vi ho detto di usare anche il Night Shark, perché la mitragliatrice del Night Shark è abbastanza potente e fa esplodere questi veicoli, che è una bellezza. Comunque sia, una volta distrutti tutti i veicoli ragazzi e tutte quante le moto,
Semplicemente vi dovete dirigere dove vi dà la meta. Dovrete ammazzare altra gente e una volta che avete ammazzato tutti quanti i tipi dovrete anche recuperare la metanfetamina. Sono 10 sacchettini che dovete recuperare in giro. Una volta che avete recuperato questi 10 sacchettini, semplicemente dovete rubare questo aeroplano e andarlo a consegnare dalle parti sempre del nuovo DLC, del nuovo stabilimento, ragazzi. Quindi in questa maniera avremo finito anche la terza missione, raga. Mi raccomando, il consiglio che vi do sempre di recuperare i snack e i giubbottini. Quindi come al solito andiamo sempre qua dal cerchietto giallo fuori al nuovo stabilimento e mannaggia la nonna, ma la sveglia dalle 8, raga. Comunque a questo punto, una volta che andremo ad avviare, io vi consiglio da qui in poi di farlo, ragazzi, con qualcuno perché è complicato, partirà questa fantastica missione, raga, che secondo me è la più bella del DLC. Praticamente saremo in questa sorta di festa lì dal nuovo magazzino, dove all'improvviso qualcuno ci metterà qualcosa nella bibita e staremo tutti come i pazzi, staremo come i fringuelli africani giugulari. Quindi a questo punto, raga, vi lascio fare la missione. Non ve la voglio stare a spoilerare più di tanto perché comunque non è difficile ed è veramente molto divertente. Quindi io passerei direttamente alla quinta missione, raga. Quindi raga, come al solito andremo ad avviare l'attività dal cerchio giallo fuori dal nuovo stabilimento e vi ricordo sempre di prendere i giubbottini e gli snack, raga. Quindi a questo punto, una volta spawnati nella missione, io vi consiglio di prendere il Night Shark, che secondo me è il veicolo migliore per fare queste missioni. Ne ho provati vari, ragazzi, e questo qua è uno dei migliori. Quindi raga, dovete andare dove vi dirà di andare, seguire la meta e distruggere semplicemente tutte le attrezzature che stanno all'interno di questi capannoni, che potete farlo come stiamo facendo noi, girandoci attorno, lanciandoci le bombe adesive e facendole esplodere senza neanche scendere, ragazzi, dal Night Shark. A questo punto, quando avete esploso tutte quante le varie cose, dovrete salire su uno di questi furgoncini. In teoria il gioco dice di guidarlo, ma non c'è bisogno, dovete salire, poi raga potete scendere e andare via col vostro mezzo che è blindato ed è più sicuro. A questo punto semplicemente dovrete andare poi a distruggere questi furgoncini sparsi in giro, ragazzi, semplicissimo, lo fate con le bombe adesive e una volta che avete distrutto tutti quanti i furgoncini dovrete distruggere per ultimo questo elicottero, il Valkyrie, e dopo che avete buttato giù anche questo elicottero avrete finito praticamente anche la missione e ci resterà da fare l'ultima e basta. Potremo poi effettivamente avere il cazzone grosso per spacciare metanfetamina, ragazzi. Quindi raga, come al solito andiamo dal cerchietto giallo e andiamo ad avviare l'ultima missione. Praticamente dopo che avremo fatto questa missione ci darà la possibilità di andare a comprare scontato, ragazzi, praticamente a metà prezzo, il nuovo veicolo che ci permette di poi fare il business degli acidi, ok? Perché ancora non si sa se è questa o per 2 settimane. Sarà così la cosa. Poi lo aggiungeranno su Warstock, ragazzi, a 1,5 milioni. Come al solito vi consiglio i giubbotti, ragazzi, e il Night Shark. Dopodiché, una volta che vi siete presi il Night Shark, dovete andare e seguire la meta. Una volta che arriverete alla meta sarete nei laboratori Yuma, ragazzi. Salite le scale e andate ad aprire la porta che sta di sopra col tastierino. Una volta aperto dovrete entrare dentro e dovrete ammazzare a tutti quanti e aprire le casse per saccheggiare tutte le varie cose, tutti i vari materiali, eccetera eccetera. A questo punto, una volta saccheggiato tutto, raga, avete preso quello che dovevate prendere, andate via e dovete raggiungere lo scambio della stazione ferroviaria in modo tale da deviare il treno e farlo deragliare, ragazzi. Una volta fatto deragliare dovremo andare appunto dal treno, raga,
E dovremmo saccheggiare pure il treno, ragazzi. Prima di andare dal treno mi sono dimenticato. Prendete questa borsettina e una volta presa la borsettina andate dal treno e vi saccheggiate tutto quanto il treno per recuperare le cose che ci servono. Una volta, ragazzi, saccheggiato il treno, che vi ricordo che queste cose verdi fanno veramente schifo perché sono tossiche. Non so che cazzo, raga, di roba fanno da quelle parti, ma la metanfetamina tossica, così io non la conoscevo. Comunque, a questo punto, una volta preso il tutto, dovremmo rubare il 6x6, che sarà il nostro laboratorio mobile, ragazzi. È simpatico, va forte, si guida bene, devo essere sincero, è veramente carino. E soprattutto a questo prezzo, ragazzi, non ci possiamo lamentare. Mi lamenterò nel prossimo video perché non è uscito quello che io mi aspettavo e quello che ci aspettavamo a seconda di quello che ci avevano fatto sapere. Quindi, ragazzi, una volta che poi saremo arrivati al punto, l'avremo consegnato, avremo effettivamente finito anche questa missione e avremo sbloccato tutto quanto quello che si poteva sbloccare in questa settimana, ragazzi, perché dalla prossima magari sbloccheremo qualcos'altro. Quindi adesso vi faccio vedere effettivamente cosa dovete fare per usarlo. Quindi, ragazzi, entreremo all'interno del nostro stabilimento e ci darà questo messaggio in alto a sinistra. Cosa vuol dire? Che semplicemente, raga, dovremmo uscire e sulla mappa ci comparirà quel logo e dovremo andare a recuperare le prime scorte per far girare tutto quanto. Come vedete è comparso il cosino qua dentro, proprio piccino piccino, e insieme è comparsa anche la moto di Caio Pedico, che, ragazzi, sarà la moto per fare le consegne. Non vi preoccupate se non lo vedete all'interno, perché è normale, anche io mi ero posto questo problema, ma una volta uscito fuori comparirà sulla mappa e andrete a prendere le vostre scorte. Ragazzi, secondo me missione molto molto carina. Hanno aggiunto questa cosa stile GTA San Andreas, che come potevamo usare il muletto per fare le missioni. Secondo me qualcosa del genere, ragazzi, su GTA andrebbe aggiunto più spesso, missioni di questo tipo dove bisogna fare effettivamente qualcosa di diverso dal solito e non solo sparare, perché GTA, ragazzi, è un tuttofare. Secondo me sarebbe molto più carino e sarebbe anche più bello giocarci. Quindi a questo punto, una volta fatto l'allestimento e tutto, ragazzi, non vi sto a trapanare ora facendovi vedere tutto nel dettaglio perché questo è una cavolata. Vi darà da consegnare effettivamente al laboratorio questo camion con la roba che abbiamo caricato, ragazzi, e una volta che lo consegniamo effettivamente ci darà l'allestimento completato. Quindi io mi sono andato subito, ragazzi, a fare la freccina destra dal tizio che non mi ricordo come si chiama, Mulk, non mi ricordo, vabbè, e ho speso 750.000 pappine per prendere questo coso. Quindi, raga, l'ho modificati tutte e due e sono diventati così. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, che vi sia piaciuto, che vi ha intrattenuto. Se vi è piaciuto e volete aiutare il mio lavoro, lasciate un like, commentate e, regà, al prossimo video. Bella, regà. Spada bam.